Avete sentito del caso di svendopoli di appartamenti regalati praticamente a una serie di calciatori del Milan, con dietro anche una fondazione che riceve soldi da Regione Lombardia a fondo perduto? Allora, vi spieghiamo noi cosa è successo. Riceviamo parecchio tempo fa una segnalazione che una serie di appartamenti in centro a Milano, in via Legnano 10, con vista sul Castello Sforzesco, vengono svenduti letteralmente a prezzo ridicolo a una serie di calciatori del Milan, quindi a Ibrahimovic, agli Ankulovski, Abate. Andiamo ad approfondire la questione. In realtà ci rendiamo conto che chi fa queste vendite è il signor Franceschina Michele, che è il presidente della fondazione Opera Pia Castiglione. Abbiamo fatto una serie di accessi agli atti per verificare se prendeva soldi dalla Regione Lombardia, perché spesso queste fondazioni ruotano intorno a qualche regno particolare. Guarda caso, il regno in questione è quello del signor Mantovani. Mantovani era l'ex assessore alla sanità di Regione Lombardia, il personaggio che poi è andato in galera ed è uscito dalla galera per un dettaglio giudiziale. Bene, non riceviamo risposta e noi abbiamo diritto di ricevere risposta ai nostri accessi agli atti entro 15 giorni. Alla fine, finalmente, ci arriva questo foglietto con scritto che nel 2006 e nel 2007, e vai a sapere se gli altri anni sono stati occultati oppure davvero non ha ricevuto soldi negli altri anni, questa fondazione prende circa 1 milione di euro all'anno a fondo perduto. Questa fondazione ha nel suo scopo il fatto di utilizzare questi soldi non a fine di lucro, ma per fare attività a sostegno di una serie di persone disagiate, tra cui gli anziani. E cosa scopriamo? Che non solo prende soldi a fondo perduto, ma il presidente di questa fondazione detiene un patrimonio immobiliare di un certo valore e lo svende, quasi regalandolo, a persone che evidentemente non hanno bisogno, perché Ibrahimovic non ha bisogno di comprarsi un appartamento pagandolo meno dell'appartamento che ho comprato io a Paderno Dugnano. Abbiamo in mano anche una perizia fatta da un ingegnere che dichiara che quegli appartamenti sarebbero dovuti essere venduti con un valore che si aggira tra gli 8.000 e gli 11.500 euro al metro quadro. Bene, vengono svenduti davvero a prezzi ridicoli, tipo a 2.000 euro al metro quadro. Questi personaggi fanno attività a favore del Milan e dell'impero di Berlusconi, mentre i soldi di Regione Lombardia, che sono i soldi dei cittadini, non si sa che fine fanno. Grazie al cielo sappiamo che la magistratura sta indagando su questi aspetti, perché davvero è finita l'epoca in cui i soldi dei cittadini, i soldi pubblici, vengono gestiti per fare gli affari di qualcuno, del mondo di qualcuno. Pretendiamo di avere risposte su questo caso perché davvero si tratta di tanti soldi che non vengono utilizzati come dovrebbero essere utilizzati.